Innanzitutto guardiamo una slide, che è quella delle spese militari. Non confondiamo i due concetti. Spesa militare, come ben diceva Gianni Agliotti, è tutto quanto riguarda il sostentamento, l'approvvigionamento, il funzionamento, il mantenimento e la fornitura di armamenti agli eserciti, alle forze insomma, che riguardano gli eserciti. Questa è la spesa militare. Il commercio di armi è soltanto la spesa per comprare armi, ma comprare armi dall'estero, non comprare armi dal proprio paese. Se gli Stati Uniti comprano armi dal proprio paese, quello rientra nella spesa militare, ma non rientra in un trasferimento di armi, è parte interna. Però guardiamo questa figura perché è abbastanza interessante su certi aspetti, perché noi vediamo dagli anni dalla caduta del muro di Berlino fino ai nostri giorni 2010 come le spese militari a livello mondiale siano decresciute fino alla metà fino a quasi alla fine degli anni 90, poi dal 98-99 cominciano a ricrescere, l'effetto 11 settembre 2001 si fa sentire e continuano a crescere fino all'ultimo anno in cui si sono un po' fermate. Nel 2011 siamo praticamente alla pari. Questo buco spesso mi dicono, ma perché c'è un buco lì? Perché quelli sono gli anni in cui si passa dall'Unione Sovietica alla Russia, i dati non sono certi e quindi ho messo un buco. Tutto lì. Però questa curva, guardatela bene questa curva, perché questa curva, anche se diversa, in modo molto simile a livello tendenziale, corrisponde anche alla cifra di trasferimenti di armamenti. Queste sono le cifre del SIPRI, sono cifre molto ridotte. Come dicevo prima, il SIPRI guarda solo i sistemi d'armi finiti, il valore del sistema d'arma, non in base al contratto, in base al valore del sistema d'arma, cioè sono molto ridotti, quindi parlo soltanto di 30 miliardi fondamentalmente di trasferimenti. Ma quello che mi interessa è questo, che praticamente dal 90 si scende, c'è un andamento altalenante e poi si risale, siamo qui intorno ai 30,5 e nel 2011 siamo a 30 miliardi, cioè abbiamo, anche se in maniera diversa, la stessa curva fondamentalmente. Quindi i trasferimenti di armi ovviamente corrispondono anche alla spesa militare. Salto questa che poi anche in italiano, quindi la salto qua. Qui abbiamo i principali, ma conglomerati di industria di difesa degli Stati Uniti, i principali conglomerati di industria di difesa. Ecco, questo è una piccola slide che si vede a fatica, però vi invito a metterla qua, vi invito a vederla sul sito del SIPRI, perché il SIPRI riporta le 100 maggiori aziende produttrici di armamenti a livello mondiale, quindi riportate sono una decina, e vi dice, io adesso sono cieco anch'io, e vi dice anche in questo numero qua sia il fatturato, cioè no scusate, la venda di armi sia nei due anni, il totale in milioni di dollari USA, ma vi dice anche la vendita di armi, questo è molto interessante, in percentuale sulle vendite totali di sistemi prodotti da una ditta. Perché? Perché molte delle ditte a livello mondiale che producono armi sono ditte, diciamo così, duali, e cioè la BAE non produce soltanto, scusate, Lockheed Martin non produce soltanto cacciabombardieri, produce anche aerei civili. E quindi qual è la percentuale? Mi si dice intorno al 70 qualcosa per cento è militare, le vendite. La BAE System è molto di più, la Boeing è molto meno. Questo è interessante perché poi nella questione del lecito o non lecito finanziare l'industria degli armamenti, e devi anche andare a vedere cosa finanzi di quella industria. Perché se tu finanzi appunto un aereo da trasporto civile, stai di fatto contribuendo alla riconversione di quell'industria. Se finanzi un sistema militare, stai contribuendo alla militarizzazione di quell'industria. Questo è, ecco perché è importante questa linea. Però quello che mi interessa far vedere è che a livello europeo praticamente abbiamo la BAE System, poi abbiamo la EATS, che è un consorzio europeo, e poi abbiamo Finmeccanica, che è praticamente sempre tra le prime 10 posizioni a livello mondiale di produzione e esportazione di armamenti.
Torniamo all'Unione Europea.